87 dice così: il Signore ha fondato la sua città sui monti santi. Egli ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio. Menzionerò l'Egitto e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco la Filistia e Tiro con l'Etiopia. Ciascuno di essi è nato in Sion e si dirà in Sion: questo è quello, sono nati in esse. L'Altissimo la renderà stabile. Il Signore farà il censimento e nel registrare i popoli dirà: questo è nato là. E cantando e danzando diranno: tutte le fonti della mia gioia sono in te. Amen. Molto bello. Questo salmo che vi dicevo è il cui titolo ci parla di Sion, la città è soprattutto nei libri poetici, è il luogo della presenza di Dio. È la città di Dio, e se è la città di Dio, credo che possiamo tranquillamente dire che è anche la città di tutti i santi del Signore. Dio infatti abita in mezzo ai santi. Il Signore ha fondato la sua città sui monti santi. Gloria a Dio. La dimora del Signore, la sua presenza, è in mezzo ai santi, in mezzo ai monti santi, in mezzo ai luoghi dove il suo nome è santificato, dove il suo nome è onorato, glorificato. Abbiamo meditato lo spirito di questo salmo, il contenuto di questo salmo nel Salmo 48. Vi faccio semplicemente qualche citazione giusto per ricordarvi qualche tempo fa quando meditammo su questo. Il Salmo 48 dice, così è intitolato: la bellezza di Sion. Bello, la bellezza di Sion. E se vi ricordate, il Salmo 48 riguardo proprio al contenuto parlava proprio di questa città, chiaramente in modo simbolico, no? Bello si erge, rallegra tutta la terra, nei suoi palazzi Dio è conosciuto come fortezza inespugnabile. È la città del grande re. Quando i re si sono alleati, avanzavano uniti, arrivarono alla città di Dio e rimasero attoniti, smarriti, scapparono, furono presi da paura e da doglie come di donna di parto. E poi un apprezzamento sulla città di Dio che viene, credo, proprio dal cuore di Dio, quando il Signore guarda la sua Chiesa, intesa chiaramente come luogo santo, luogo dei santi. Penso che al Signore piace descriverla nel migliore dei modi. Questi sono gli occhi di Dio, eh? Dentro il tuo tempio, Dio, noi ricordiamo la tua bontà, come il tuo nome, oh Dio, così la tua lode giunge fino all'estremità della terra. Fate il giro di Sion, marciatelo attorno, contate le sue torri, osservate le sue mura, considerate i suoi palazzi, perché possiate dire alla generazione futura: questo è Dio, il nostro Dio in eterno, egli sarà la nostra guida, egli sarà la nostra retroguardia. Ora,
Dice il Salmo 87 che il Signore ha fondato questa città sui Monti Santi e chiaramente identifica il luogo della sua presenza in mezzo ai santi e poi dice anche una cosa davvero bella, dice che il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Io penso che tutti quanti noi amiamo il luogo della presenza di Dio, ma sapere che il Signore è interessato al luogo delle porte di Sion, al luogo dove i santi entrano per essere edificati ed escono per combattere la grande battaglia, per predicare l'Evangelo, per testimoniare dell'opera di Dio e vedere Dio che si rallegra in questo. Egli ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe, del luogo santo di Dio, di queste dimore, dice il Salmo 87, vengono dette cose gloriose. Cose gloriose vengono dette di te. O città di Dio, non ci sono soltanto apprezzamenti su Dio e sull'opera di Dio, ma anche sulla città di Dio. È bella l'opera di Dio, è bella la città di Dio. Cose gloriose vengono dette di te. La nostra preghiera, fratello, e che questo avvenga in modo profetico anche per la Chiesa di cui noi facciamo parte. Cose gloriose vengano dette di te. E le cose gloriose chiaramente sono i racconti dell'opera di Dio, i fatti di Dio, gli atti di Dio, le azioni di Dio, le gesta di Dio. E in questo salmo vengono alcune menzionate, bisogna cogliere chiaramente il senso, però vengono menzionate. Mentre le leggevo, mi venivano in mente alcune testimonianze che sono anche in mezzo a noi, di cui Dio ci ha fatto grazia di vedere quest'opera meravigliosa di salvezza. Allora, guardate bene il passaggio tra il verso 3 e il verso 4. Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio. E poi il verso 4 non menziona Sion, ma menziona Egitto, Babilonia, Filistia, Tiro ed Etiopia. È come se ad un certo punto, mentre stiamo guardando a Sion, dentro Sion, la bellezza della città di Sion, improvvisamente lo sguardo si sposta su Babilonia, Filistia, Tiro, Etiopia, che sono paesi pagani. Come facciamo noi ad apprezzare questo salmo se improvvisamente ci sposta l'attenzione su, diciamo così, sul mondo pagano? Sion è la città di Dio. Cose gloriose sono dette di te. Quindi cosa c'entrano questi paesi? C'entrano come? C'entrano come? Lo spiega il salmista. Ciascuno di essi è nato in Sion. Qui viene raccontata l'opera di salvezza degli abitanti di Sion. Alcuni di questi, provenienti da queste terre pagane, peccaminose, un tempo, o per la maggior parte della loro storia, nemiche di Dio, hanno avuto la possibilità di arrivare a Sion e nascere a Sion, nascere di nuovo. Io non lo so a quale città dovete. Io mi vedo molto a Babilonia, 27 anni o sono. Io vengo da Babilonia, ma sono nato in Sion.
Capite il passaggio delicato, spirituale, bellissimo? Menzionerò. Come facciamo a dimenticare da dove veniamo, fratello? Come facciamo a dimenticare i peccati? O meglio, come ci siamo condotti mentre eravamo dei filistei, mentre eravamo a Tiro, paganesimo, no? A non finire. Tiro e Sidone sono delle regioni, delle cittadine pagane. Eravamo noi abitanti di questi posti. Noi venivamo da lì. E il salmista dice, li menzionerò. Possiamo dimenticare. Il giorno che dimentichiamo da dove proveniamo, fratelli, il rischio è alto che forse ci perdiamo pur stando a Sion. Non possiamo dimenticare, lo dice il salmista, menzionerò, ricorderò. Ricorderò che sono nato a Sion, che sono nato di nuovo. Ricorderò che quando sono arrivato nella presenza di Dio la mia vita è cambiata, lo ricorderò, o meglio, lo celebrerò, ma non posso dimenticare l'Egitto da dove provengo, non posso dimenticare Babilonia da dove provengo. Fra quelli che mi conoscono, è perché effettivamente ci sono alcuni nostri conoscenti che sono ancora lì, che ci conoscono e che sanno che adesso siamo abitanti di Sion. E chissà, questi che ci vedono da lontano, se ci vedono con il dovuto riguardo e con il dovuto rispetto, se quando ci vedono dicono cose grandi avvengono da voi, se quando vedono il cambiamento della mia vita dicono che cosa grande è avvenuta nella tua vita. Menzionerò l'Egitto, Babilonia, fra quelli che mi conoscono. Ecco la Filistia e Tiro, ecco l'Etiopia. Ciascuno di essi è nato in Sion. E attenzione, perché questo atto di nascita non è stato prodotto da un uomo. Non è il cambiamento di una religione che ci ha fatto nascere di nuovo. Non è il cambiamento di un uso, di un costume, di una forma. È Dio che ha registrato. Sentite che bello il verso 6. Il Signore farà il censimento. Non un uomo, non un pastore. Il Signore farà il censimento. Noi facciamo i censimenti, quelli là di carta, no? Le schede, registri. Hanno il loro valore su questa terra. Ma il censimento che conta è quello che farà Dio. Dio scriverà nel libro della vita chi è nato a Sion. Il Signore farà il censimento e nel registrare i popoli, quindi la salvezza allargata a tutti, e nel registrare i popoli dirà, cioè il Signore, immaginate questa scena, dirà, questo è nato là. Io immagino un po' la scena, perché il Salmo ce lo propone, no? Un po' come scena. Signore che fa il censimento e ad un certo punto il Signore prende passo davanti al Signore e il Signore dice, lui è nato lì di nuovo. 14 novembre 1994. Lui fa il censimento, lui sa la storia della nostra salvezza, è lui che ha iniziato l'opera meravigliosa di salvezza nella nostra vita. E questo ci deve mettere serenità, gioia, ci deve mettere anche tranquillità mentre ci conduciamo nelle vie del Signore. Perché se è lui che ha iniziato in noi un'opera buona, lui la porterà a compimento. Stasera sii felice nel sapere che il Signore ti ha censito in mezzo al suo popolo.
nel giorno in cui sei nata di nuovo, sei nato di nuovo, nel giorno in cui il Signore ti ha lavato da tutti i tuoi peccati e ha iniziato un'opera meravigliosa che sta portando avanti, ha scritto il tuo nome nel libro della vita. Mi piace veramente tanto. Il Signore farà il censimento e nel registrare i popoli dirà: questi è nato là. Bello, eh? Questi è nato là. Immagina quando il Signore parlerà di te nel cielo, dirà: questi è nato là, registrato, pronto per ereditare la vita eterna. E gli effetti di questa meravigliosa opera che Dio ha compiuto e sta compiendo, mettendoci appunto a Sion, si manifestano anche nell'atteggiamento, nello spirito. La salvezza ha prodotto gioia, la salvezza ha prodotto allegrezza. Qui addirittura si parla di cantare e danzare, e cantando e danzando diranno: tutte le fonti della mia gioia sono in te. È una gioia indubbiamente incomprensibile questa qui, più che incomprensibile, forse difficilmente trasmissibile. Dio sa, Dio sa anche che però quando siamo da soli a casa possiamo fare quello che vogliamo nella presenza del Signore, possiamo anche danzare da soli quando siamo a casa, possiamo benedire il Signore per l'opera sua, danzando, canteranno. E chiaramente voi dovete immaginare, fratelli, che chi realizza questa salvezza eterna, ma non vi è difficile immaginarla perché appunto la vede realizzata, uno si trova a vivere un riscatto per l'eternità. Non è un favore che Dio ci ha fatto, che ne so, di una settimana. L'esplosione della gioia è il rapporto a tutto quello che ne sarà della nostra vita per sempre. Se voi pensate che noi vivremo l'eternità per il Signore, non c'è possibilità di contenere in nessun modo qualcosa del genere, no? Assolutamente. Immaginate una salvezza eterna, il fatto che Dio ci abbia messo al sicuro per l'eternità. Chiaramente dobbiamo continuare a camminare fedelmente nelle mani del Signore, a servire il Signore, onorarlo in tutti i modi, soffrire anche per l'Evangelo, perché fa parte, a quanto pare, fa parte del cammino cristiano, ma senza perdere il traguardo. Se stiamo soffrendo per il Vangelo, ci aspetta una ricompensa che non è minimamente paragonabile alla sofferenza di oggi. Non la rifiutiamo, la sofferenza, se è per il Vangelo, perché il Signore ha preparato per ognuno di noi un premio che risulterà essere per la nostra vita un premio eterno. Quindi Signore farà il censimento e nel registrare i popoli dirà: questi è nato là, e cantando e danzando diranno: tutte le fonti della mia gioia sono in te. Vogliamo tornarcene a casa incoraggiati da tre cose. Uno, quello che Dio ha fatto mentre eravamo a Babilonia, in Etiopia, a Tiro, in Filistia, è qualcosa di meraviglioso. Siamo stati strappati dal peccato, dall'idolatria, siamo stati strappati anche dalla mancanza di conoscenza, siamo stati strappati dall'ignoranza, dal peccato, dall'inferno. Siamo stati strappati, quindi non dimenticherò da dove sono stato strappato, anzi menzionerò, cioè racconterò, e continuerò a farlo, a raccontare. Continuerò a raccontare quello che ero prima di conoscere il Signore. Punto primo, è che Dio mi ha fatto nascere di nuovo a Sion, nella sua presenza, mi ha condotto nella sua presenza,
e sono nato lì. Il secondo punto, che quest'opera che Dio ha iniziato nella tua vita è di Dio. È Dio che ha messo mani nella tua vita, non è un uomo e non è una religione. È Dio. È Lui che ha scritto il tuo nome nel libro della vita. È Lui che ha fatto il censimento. È Lui che ti ha annoverato tra tutti i santi. Pensa un po' quale privilegio, quale onore che il nostro nome sia stato scritto in mezzo a tutti quei nomi di tutti i santi, i profeti di ogni tempo. Il tuo nome compare proprio in mezzo a quegli, io direi così, in mezzo a quegli omoni, no? Che omoni non sono, perché sono tutti salvati per grazia, nel senso che nessuno merita il cielo. Però prova a immaginare a quale grande sorte siamo stati chiamati. Lo stesso Davide nel Salmo 16 dice: la sorte mi è caduta in luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica, magnifica. E il punto 3 di quest'opera, io ne voglio andare fiero. Voglio cantarla, voglio danzare, nel senso chiaramente spirituale, poi ognuno interpreta come sente nel cuore, però in termini pratici voglio manifestare, voglio che quelli che mi conoscono e che mi hanno visto nascere di nuovo vedano non solo la gioia di quel giorno che ho manifestato quando il Signore mi ha salvato, ma continuano a vedere che io continuo a essere gioioso nonostante gli anni. Perché quando il Signore ci salva è facile parlare a tutti quanti che dobbiamo battezzarci, il Signore ha fatto una grande opera e la raccontiamo a tutti, no? Il momento sarebbe molto interessante che quelli che ci conoscono da anni vedano dopo decenni, come dice, come ha detto il maestro di tavola, se vi ricordate, alle nozze di Cana, allo sposo: hai conservato il vino buono fino ad ora. Che il Signore ci aiuti, perché è vero che il tempo è difficile, ma il vino non deve diventare scadente in mezzo a noi fratelli, perché se diventa scadente non ha più senso invitare. Se diventa scadente, se diventa acqua, li invitiamo ad assaggiare cosa? Acqua. Invitiamo ad assaggiare vino scadente. Chi entra e sente il vino scadente o l'acqua, vi ringrazierà, ci ringrazierà che è venuto, ma vedendo che la nostra vita è acqua, diranno: vabbè, ma la vostra vita è come altre vite, insomma, non cambia nulla, sì, siete un po' più religiosi, un po' più levi, però di fatto siete acqua, magari un po' frizzante, vino sì, e invece il vino buono è quello che viene dal miracolo della trasformazione. Chi ci vede deve dire nonostante gli anni, questo di noi, hai conservato il vino buono fino a noi. Questa è davvero un'opera di Dio. Amen. Alziamoci.